E per Spazio Volley del mercoledì sera possiamo cominciare col dire che è stata una giornata drastica per quanto riguarda le formazioni di Serie A1 e Serie A2 per le squadre bergamasche. Sono partiti i pronostici delle due partite dove giocava la Volley Bergamo e dove giocava la CBL Costolpino, che sulla carta potevano essere tre punti importanti per entrambe le formazioni bergamasche e invece perdono incredibilmente in casa. Cominciamo proprio dalla Serie A1, dove Bergamo stecca in casa contro la sorpresa Talmassons. La squadra neopromossa in Serie 1 trova i suoi primi tre punti proprio nella massima serie del campionato di volley e li trova a Bergamo contro un Volley Bergamo irriconoscibili dopo le prime due giornate. Perde il primo set la formazione bergamasca per 25-27, vince il secondo 25-20, sembra che la partita possa essere in discesa, ma poi si perde 23-25 e netto il quarto con la sconfitta per 18-25. Il coach Parisi dice che è mancata serenità in questa partita, dove ci sono la Mienkova 12 punti insieme alla Manfredini, la Moltalvo miglior realizzatrice con 14 punti. Dall'altra parte la Sherban è stata l'MVP giornata con i suoi 20 punti. Andiamo a vedere i risultati della terza giornata per la Serie 1 femminile, con Bergamo che perde in casa col Talmassons 1-3, Chieri che batte Firenze 3-2, Milano Novara 2-3, Pinerolo Cuneo 3-1, Conegliano che sbanca Roma per 3-1, Savino del Bene, Perugia 3-0 e Vallefoglia, Busto Arsizio 3-0. Per una classifica vede formazioni con l'asterisco che hanno giocato una partita in più, che sono Conegliano 12 punti, Milano 10 punti, Savino del Bene al terzo posto a 9 e Chieri 7 punti. Queste formazioni sono impegnate nei turni di Coppa. E poi secca sconfitta anche per l'altra formazione bergamasca, qua si parla di Serie A2, dove la CBL era attesa da una vittoria in casa dopo la bella prestazione con Messina contro Imola, che era ancora ferma a 0 punti, e invece arriva una sconfitta secca per 0-3. Tanta rabbia all'interno della squadra, tanto è vero che la società ha emesso il comunicato di essere in silenzio stampa. Si attendeva veramente questa partita in casa per dimostrare la crescita dopo la sconfitta di Marignano e la sconfitta al tie-break contro Messina, le due grandi favorite, per trovare quei tre punti con l'obiettivo, ricordiamo, della CBL di centrare almeno i primi 5 posti di questo girone, che vuol dire salvezza sicura. E invece 22-25-19-25-19-25 per Imola, che sbanca Costovolpino. Zago e Buffo le migliori marcatrici con 11 e 10 punti. Il nuovo acquisto che è arrivato in settimana, la Nessi Porucca, che è la capitana lettone, anche lei non è arrivata a quota 10, soltanto 8 punti. Ed ora entrambe le formazioni bergamasche sono attese da due trasferte piuttosto proibitive, per la Volley Bergamo in casa della grande capolista Conegliano, mentre per la CBL domenica alle 17 sarà in scena sul campo della Millennium Brescia altra formazione accreditata per il salto di categoria. E i risultati per quanto riguarda la Serie 2 femminile sono con Casalmaggiore che si sblocca e batte Montovì per 3-1, Costolpino Imola 0-3, Messina che batte Valsabbia Brescia per 3-0, Marignano Castelfranco 3-1. La classifica vede le favorite che già staccano praticamente il gruppo delle altre, con Macerata e Marignano quota 9, Messina 8 e Brescia 6. Poi le squadre che lotteranno per il quinto posto sono Casalmaggiore 4, Imola 3 insieme a Lecco, Castelfranco 2, Costolpino 1 e Mondovì, che dovrà lottare per la salvezza a quota 0. E passiamo poi a parlare di Serie B maschile, dove qua sono inserite due formazioni bergamasche: Grassobbio, che ha effettuato la sua prima giornata di campionato, visto che ha osservato il turno di riposo la prima giornata, e lo Scanzo, che passa anche a Mirandola per 3-1 e si porta a 6 punti in classifica. Vittoria per Grassobbio, che doma il quotato Ongina per 3-2 al tie break con 19-25, 25-20, 20-25, 25-21 e 18-16, grande tie break il parziale. E vittoria anche per lo Scanzo Rosciate, la formazione migliore accreditata per vincere questo campionato di Serie B1, che sbanca Mirandola con i parziali di 23-25, 25-20, 19-25 e 21-25. Prossimo turno per le due formazioni sarà sabato alle 21 a Scanzo Rosciate, arriva la Duel Caselle di Villafranca Verona, mentre Grassobbio giocherà ancora in casa, e questa volta sempre sabato alle 21 a Grassobbio arriverà Carpi. I risultati sono Montichiari Cazzago 3-0, Cremonese Caselle 3-1, Asola Remedello Crema 3-1, Grassobbio Ongina 3-2, Modena Carpi 3-0,
Transport Vittorio Veneto non è disputata, Mirandola scanza rosciate 1-3 riposato Bologna. E chiudiamo infine con la Serie B1 femminile, dove Don Coloni perde ancora dopo la sconfitta all'esordio, perde anche in casa contro Novara per 3-1, resta a 0 punti in classifica. Non riesce a trovare i primi 3 punti la formazione allenata dalla Bonetti, che perde per 25-22, 19-25, 26-28, 7 decisivo. E poi 16-25 il quarto. I risultati sono per la seconda giornata: Palau che va a vincere a Cabiate per 3-0, Club Italia pare da Torino 3-0, Don Colleoni Novara 1-3, Legnano Santena 0-3, Villa Cortese Bra 3-0, Valtellina Savis 0-3 e Volano Trentino 3-1.